Benvenuti dalle macchie, mezzogiorno e mezza, tempo un po' incerto, fa un po' caldo ma non caldissimo. Stamattina siamo scesi molto presto per aggiustare il solco principale, ci sono dei problemi. Eravamo in tre, abbiamo fatto un lavoro veramente importante. Dopodiché ho passato la moto zappa, qualche giorno prima avevo anche cacciato l'erba con la rampa. E poi, dopodiché, ho solchiato, ho fatto i solchi. Per il lungo, questi solchi serviranno per la coltivazione del pepe nostro, peperone, Salvatore, quello che noi utilizziamo per fare le salsicce, anche la sardella, via dicendo. Quindi preservo metà e metà, un paio, tre solchi per il peperone Salvatore, sono molto lunghi, sono almeno 12 metri, e tre solchi ancora per i fagioli Barlotto. La terra è quella che è, non è che abbiamo tantissime terre, quelle che abbiamo le dobbiamo sfruttare al massimo. Quindi tante nicchiette di terra, che ovviamente le cose da mettere sono un po' tante, quindi cerchiamo di contenere la quantità nei singoli, diciamo, ortaggi. Qua vedete il pomodoro, erano l'altro giorno qua neanche si vedeva questo pomodoro perché erano proprio piantine senza zolla da vivaio. Già è un miracolo che sono prese perché ho fatto degli artifici. Altrimenti era anche molto difficile che prendessero, perché quando non c'è la zolletta poi fa caldo, siamo un po' fuori, ecco. Siccome siamo un po' in ritardo quest'anno per tante ragioni. E niente. E adesso rientro a casa, qua ho messo anche dei cetrioli, ci ho messo queste foglie sopra così almeno siamo sicuri. Qua invece la zolletta c'è. E poi domani sera o domani mattina presto, molto presto, verrò a piantare quello che dicevo. Perché adesso fa molto caldo, non conviene adesso mettere le piantine. Meglio evitare. Beh, io rientro. Siamo qua dalle 5 e mezza, va bene così. Alla prossima occasione, da Acropalate, dalle macchie, dalle coserie, a tutti voi un grande saluto.